Salve amici, oggi vi preparerò le polpette. Adesso vi mostrerò tutti gli ingredienti e come procedere per la ricetta. Occorreranno 400 g di macinato. Questo è solo vitello, però voi potreste fare anche metà maiale e metà vitello. Parmigiano reggiano quanto basta, due uova, del pane ammorbidito, sale. Potremmo anche aggiungere il pepe, però siccome le mangio il mio figlio piccolo il pepe, io lo evito. Pan grattato dopo per impanarle, una bacinella per poter lavorare la carne macinata e il tutto, e una bacinella per sbattere le uova. Le nostre uova le rompiamo. Aggiungo un pizzico di sale. Prendiamo la carne macinata, la sgrano un po', si è suicidato il pacco del pane, non ci fate caso al rumore. Metto il pane, ecco qua, così siamo un po' più sistemati. Parmigiano, un altro po' di sale. Mio padre mangia sciapito, se vede questa ricetta non mangia più. Tutte le uova. E iniziamo ad impastare. Diciamo che fare le polpette è un antistress. Perché uno si mette così, impasta, impasta. E gli passa lo stress. Dobbiamo amalgamare finché non viene un bel composto morbido. Se dovesse capitare che per sbaglio avete messo qualche uova in più, non vi preoccupate, o aggiungete un poco di parmigiano, o del pan grattato, o altro poco di pane. Allora, il nostro impasto, vedete, è pronto. Vi volevo dire che oltre a tutti gli ingredienti che vi ho nominato, voi potete anche aggiungere mozzarella, prosciutto cotto, qualsiasi cosa, perché le polpette sono anche una ricetta che potete riciclare tutto ciò che avete in frigorifero. Vi ripeto, siccome la mangia mio figlio piccolo pure, io non ho aggiunto altro. Quindi a questo punto sposto l'impasto qui perché mi serve questa bacinella. Mi inumidisco le mani. Prendo un pezzettino di impasto, formo una pallina, vedete con le mani inumidite è molto più facile, le passo nel pan grattato e l'adagio qui sul mio vassoio, ne prendo un altro, ho ancora le mani inumidite quindi riesco ancora a muovermi bene. E procediamo così per tutto l'impasto. Ecco qua, le polpette sono pronte, adesso le metto mezz'ora in frigo per farle rassodare e poi le friggo. Se volete qualcosa di più leggero potete anche cuocere nel forno con un filo d'olio, 180 gradi, 20-25 minuti. A dopo. Allora, adesso le friggiamo. Accendo il gas, mettiamo l'olio per friggere. Ovviamente l'olio per friggere e aspettiamo che l'olio si scaldi. Allora, per vedere se l'olio è caldo, prendiamo un bastoncino per spiedini, lo immergiamo nell'olio e se vediamo che fa le bollicine, come in questo caso, vuol dire, vedete, che l'olio è caldo. Se non avete lo stecchino per gli spiedini, potete prendere anche una briciolina di impasto di pan grattato che io non riesco a staccare dalla polpetta. Dove la polpettina? L'abbiamo deformata. Vedete? Quindi o usiamo un poco di impasto oppure lo stuzzicadenti. Adesso l'olio è caldo, rifaccio un attimo la polpettina perché sarà deformata e mettiamo, aspettate, sì, le nostre polpettine a friggere. Giriamole di tanto in tanto per farle cuocere in modo omogeneo. E continuiamo la nostra cottura.
Io di solito ne faccio sempre poco alla volta, per questo vedete, rispetto, ne vedete più poche rispetto a quello che ho preparato, mi trovo più comodo, ma voi potete comunque tranquillamente metterle tutte, se avete una padella capiente come questa non ci sono problemi. Allora, una volta cotte, prendiamo una schiumarola, le scoliamo e le mettiamo su carta da sola assorbente. Scusate, ogni tanto mi si impappina la lingua. Ecco qua. E procediamo con tutte le altre polpette. Uno tocco con lo stecchino. Ecco qua. Ecco, le polpette sono pronte, le altre stanno friggendo. Mio figlio queste qua le chiama le polpette croccanti. Adesso gliele porto, ovviamente non le mangerà tutte, quindi non vi impressionate che un bambino do un piatto così grande, era per farvi vedere. Quindi ci vediamo alla prossima video ricetta, un bacio e alla prossima.